Io sono Claudio Vicini, dirigo l'unità operativa di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Forlì all'interno del Dipartimento di Chirurgie Specialistiche. All'interno di questo dipartimento e all'interno di questa unità operativa da 2 anni impieghiamo il robot chirurgico Da Vinci. Noi facciamo gli otorini, quindi ci occupiamo di patologie all'interno dell'orecchio, naso e gola e abbiamo applicato principalmente questa tecnica, questa tecnologia, al trattamento delle apnee gravi, cioè dei soggetti che oltre che russare hanno frequenti interruzioni del respiro durante la notte. Il robot Da Vinci è comunque uno strumento chirurgico, quindi noi lo applichiamo a tutta la patologia che sia gestibile in questo senso all'interno della nostra disciplina, quindi abbiamo anche una quota di patologia tumorale che viene gestita allo stesso modo. Rispetto ad altre realtà nazionali e internazionali, dove peraltro in ambito Torino il robot non si è ancora particolarmente affermato in termini numerici, c'è un grosso interesse, ma ancora le applicazioni non sono esplose in termini sostanziali. E abbiamo leggermente invertito quello che è il rapporto fra patologia oncologica e patologia non oncologica. Per noi il robot è essenzialmente uno strumento per gestire i pazienti con apnee severe, quindi che oltre a russare fanno un elevato numero di apnee per ora di sonno. Questo ha comportato uno sforzo organizzativo non indifferente perché introdurre una tecnologia innovativa nel contesto di una disciplina che al momento non aveva esperienza in materia è stata un'operazione importante. In questo senso, molte competenze sono state condivise, molte competenze sono state riunite per superare queste difficoltà, quindi abbiamo riunito, qui vedete una parte del gruppo che se ne è occupato, quindi del team robotico, che include il personale infermieristico di sala operatoria, gli anestesisti e ovviamente un numero ristretto di chirurghi otorino, perché non è possibile perlomeno in prima istanza diffondere la competenza di chirurgia robotica in ambito otorino a tutta l'equipe. Il robot ci permette di eseguire un accesso per via transorale, per cui soprattutto negli interventi per pazienti che hanno apnee severe, prima dovevamo fare un accesso transcervicale, per cui un grosso taglio a livello del collo, con un impegno sia da parte nostra che da parte del paziente molto maggiore. E attualmente con questa tecnica possiamo fare dell'exeresi, quindi della rimozione di tessuto linfatico, di tessuto base linguale, sempre per via transorale, per cui non necessita l'intervento di cicatrici esterne che possono, diciamo, creare problemi ai pazienti, soprattutto nei pazienti di giovane età. L'intervento è più veloce e la degenza, non avendo una ferita esterna, è molto più breve, per cui ci sono vantaggi sia in termini di morbidità per il paziente che in termini anche economici, perché il robot e la tecnica robotica permette di avere una degenza più breve e un intervento più breve. Negli ultimi 2 anni abbiamo completato 28 casi, 28 casi complessivi che includono 18 pazienti con osa severa, quindi con sindrome delle apnee ostruttive grave, con localizzazioni ostruttive prevalentemente a livello della base lingua, che è la sede dove il robot lavora in maniera più accurata. In molti di questi pazienti, diciamo il 90% di questi pazienti, erano presenti anche altri siti, altre ostruzioni, altre localizzazioni. Per esempio a livello del naso, a livello del palato, uno dei fatti importanti dell'uso del robot è che il robot consente una chirurgia modulare, una chirurgia multisede, quindi consente di lavorare direttamente sulla base lingua e sull'epiglottide, quindi su un segmento della laringe, sulla parte più alta della laringe, disostruendola in maniera autonoma, ma consente anche di implementare sullo stesso intervento tempi diversi su aree differenziate, per esempio il palato e per esempio il naso. La visione del robot è studiata in maniera tale da riprodurre quella che è la condizione chirurgica macroscopica, perché i due bracci chirurgici che compaiono nel campo operatorio vengono percepiti dal chirurgo come l'espansione delle proprie mani. Intuitive, secondo me, dal punto di vista chirurgico, significa gestione intuitiva dei comandi. I due joystick sono concepiti in maniera tale che quasi continuano idealmente nel campo operatorio visto dal chirurgo. Quindi questo riporta il chirurgo a quello che era l'assetto
macroscopico aperto, di chirurgia aperta. Quindi questo lo mette già inizialmente in ottime condizioni. La seconda variabile veramente interessante, che è ancora più, sempre fra virgolette, intuitiva, è la visione tridimensionale. Tutti i chirurghi otorino hanno una variabile esperienza di chirurgia endoscopica, ma la chirurgia endoscopica è una chirurgia bidimensionale, perché guardiamo su uno schermo un campo che ha peraltro una percezione di due dimensioni. La dimensione di profondità è la vera difficoltà in questo assetto. La gestione invece in 3D del Da Vinci consente quindi di riprodurre anche quest'altra realtà virtuale del campo operatorio, quindi in pratica il chirurgo si sente come a casa, come operasse in condizioni aperte. Quindi questo fa sì che la curva di apprendimento, a detta di tutti, ma sicuramente anche nella nostra personale esperienza, è sicuramente molto veloce. Noi non abbiamo nessuna controindicazione da eseguire questo tipo di tecnica. Ovvio che se prima siamo lontani un metro, adesso siamo lontani 3 metri dal malato. Però l'unico problema nostro è che la sala è molto più occupata, c'è il robot, c'è un'equipe nutrita di chirurghi, sono gli infermieri, ci siamo noi, insomma. Concettualmente è difficile, è un altro mondo chirurgico, l'equipe si ridistribuisce diversamente, ma l'anestesista non ha dei problemi particolari, se non di adeguarsi a un nuovo status. Sicuramente tutto ciò che dura meno crea meno complicanze, quindi se la chirurgia dura meno è molto più sicura per il malato, se l'anestesia dura meno è molto più sicura per il malato. Tutto ciò che ha meno impatto sul malato porta poi dei vantaggi al malato stesso. La chirurgia robotica dal punto di vista infermieristico ha comportato un cambiamento proprio di impostazione anche mentale rispetto a questa nuova tecnologia, perché come è stato detto prima dall'anestesista, gli spazi di sala e quindi l'impostazione tradizionale dell'equipe è un pochino diversa. La collaborazione con il medico è fondamentale quando si cominciano a utilizzare delle nuove tecnologie, e anche quella del supporto tecnico che viene fornito da dalla Intuitive, perché comunque grazie anche alla collaborazione con i tecnici della chirurgia robotica il personale infermieristico interagisce in maniera particolare. I nostri dati sono sicuramente dei validi, perché i pazienti, appunto, soprattutto per quanto riguarda proprio la degenza, prima erano degli interventi che venivano eseguiti appunto con dei tagli esterni, anche con interruzioni mandibolari per avere l'accesso proprio alla cavità laringea. Per quanto riguarda invece la tecnica robotica, l'unico taglio esterno che viene fatto è quello della tracheotomia al momento. Diciamo che ancora siamo in una fase in cui la tracheotomia viene fatta più che altro per problemi preventivi più che per effettivi bisogni. Infatti poi la cannula tracheale viene rimossa nei primissimi giorni post-operatori. Quindi i dati sono assolutamente validi e i pazienti che tornano al controllo sono effettivamente molto contenti, perché risolvono il loro problema apnoico o eventuali altri disagi senza aver avuto la morbidità e le complicanze di interventi maggiori, come poi abbiamo detto.